Anche quest'anno il Comune di Gallicano, insieme al Comitato Fiaccolato, organizza la tradizionale fiaccolata della Valle del Serchio, che giunge alla sua 43esima edizione. L'appuntamento è per sabato 17 dicembre con la fiaccolata che inizierà alle 20, ma anche con tante altre iniziative. Sarà alla fine una bella manifestazione, non ha dubbi su questo il sindaco Davide Saisi. Mi auguro che sia un'edizione partecipata, perché gli obiettivi sono importanti, quelli di raccogliere solidarietà da destinare a tante associazioni sul territorio, ma anche fuori dai nostri confini. Si partirà dal primo pomeriggio con degli stand gastronomici, con la presenza dell'Istituto Comprensivo di Gallicano, e si andrà poi ad oltranza fino ad arrivare alle 8, quando da Piazza della Posta partirà la fiaccolata storica della Valle del Serchio, e poi insomma sarà una festa tutta la sera. Questo evento risale nella sua prima edizione al 1980 ed è entrato indubbiamente nella tradizione e nella storia della valle, dove il Natale non avrebbe il solito gusto e fascino senza la manifestazione di Gallicano. La fiaccolata percorrerà le vie del paese con quello che ci si aspetta già un lungo corteo di fiaccole che illumineranno le vie del borgo e porteranno un messaggio concreto di speranza e di solidarietà. Come detto, si parte già dal pomeriggio, quando a Gallicano sarà possibile trovare anche stand gastronomici e non solo.